lo Street Fighter V4 è una naked esagerata. Moderna e tecnologica, manubrio alto e largo, nessuna carena e la stessa base tecnica della Panigale V4. Motore Desmo 16 stradale, telaio front frame in alluminio ed elettronica allo stato dell'arte. Questi, assieme alle ali biplano, sono gli elementi essenziali della Fight Formula, da cui sono nati lo Street Fighter V4, la versione S e la più sportiva SP, pronta per scendere in pista. Una famiglia di naked ad alte prestazioni capace di far divertire su strada come tra i cordoli. Il frontale, ispirato al Joker dei fumetti, è subito diventato il simbolo della fighter attitude. È inconfondibile e, assieme alle linee aggressive delle sovrastrutture ridotte al minimo, ha contribuito al successo di questa moto, capace di amplificare le emozioni di chi la guida, facendolo sentire sempre protagonista. Per il 2023 la gamma Street Fighter V4 si evolve, diventando ancora più aggressiva e performante. Lo Street Fighter V4 è capace di performance uniche. Gli ingegneri Ducati hanno attinto alle evoluzioni apportate sull'ultima generazione della Panigale V4 e le hanno applicate al nuovo Street Fighter V4. Motore, ciclistica, ergonomia, elettronica, nulla è lasciato al caso. Basta uno sguardo per ritrovare nello Street Fighter V4 2023 i tratti dell'ultima generazione della Panigale V4. Il serbatoio, infatti, è quello della Panigale V4 2022, con forme studiate per supportare meglio il pilota in fase di frenata e percorrenza delle curve. Un serbatoio che diventa ancora più capiente, arrivando a ben 17 litri. Il look dello Street Fighter V4 2023 è ancora più sportivo, grazie alla coda snella ed affilata della configurazione monoposto. Ovviamente, selle e pedane passeggero sono disponibili a corredo nella dotazione di serie. Anche la colorazione nero opaco delle cover radiatori e delle pedane contribuisce a rendere il look di questa Street Fighter decisamente più aggressivo. La gamma colori include il classico rosso Ducati e la nuova livrea opaca grey-nero, perfetta per sottolineare il carattere da fighter e al tempo stesso sofisticato di questa moto. Entrambe le scelte cromatiche sono abbinate a nuove grafiche ispirate a quelle della Panigale V4. Il Desmo 16 stradale da 1103 cm3 mantiene le sue prestazioni da riferimento. Ed è stato inoltre ottimizzato con nuove uscite dei silenziatori, più ampie, che riducono la contropressione allo scarico ed insieme ad un adeguamento della calibrazione migliorano le prestazioni del motore. Abbiamo poi aggiornato il controllo della ventola di raffreddamento per offrire una più efficace gestione delle temperature di esercizio e un maggior comfort termico per chi è in sella, soprattutto alle velocità tipiche dell'utilizzo stradale. Una delle evoluzioni più importanti del nuovo Street Fighter V4 2023 riguarda l'elettronica di controllo, che rende la moto ancora più eccitante da guidare, divertente e sicura su strada. La logica dei Power Mode è stata rivista e ricalca quella della Panigale V4. Le mappature motore sono 4, Full, High, Medium e Low, con la prima e l'ultima di nuova concezione e le altre due rinnovate. La modalità full permette al motore di esprimere tutto il suo potenziale. La curva di coppia viene infatti limitata solo in prima marcia. Di default, nessun riding mode prevede il power mode full, ma è il pilota che può attivarlo quando vuole tutto dal motore. Per i power mode medium e high è stato sviluppato un nuovo sistema di gestione delle mappe ride by wire, con taratura dedicata per ciascuna delle 6 marce, in modo da garantire al pilota la risposta ottimale ad ogni apertura del gas. Nella modalità low, la risposta al gas è particolarmente gestibile ed è studiata per la guida su strada o sui fondi a bassa aderenza. Il nuovo Riding Mode Wet si aggiunge ai già presenti Race, Sport e Road e prevede il Power Mode Low e un livello di intervento dei controlli elettronici orientato alla massima sicurezza in condizioni di scarsa aderenza. L'Engine Brake Control si evolve con un nuovo software Evo2 che gestisce il freno motore marcia per marcia in ognuno dei 3 livelli selezionabili. Questo software offre un intervento più equilibrato in ogni condizione di guida e riduce inoltre i bloccaggi della ruota posteriore nelle staccate più impegnative. Lo Street Fighter V4 2023 sfrutta anche una nuova strategia per il Ducati Quick Shift, che migliora la fluidità di cambiata a ogni grado di apertura dell'acceleratore, sia ad andature stradali che nell'utilizzo in pista. I principali parametri della moto possono essere visualizzati in maniera efficace grazie alla nuova grafica del cruscotto. La novità più rilevante riguarda l'interfaccia, che si evolve grazie all'introduzione dell'Info Mode Track Evo, derivato dalla Desmo 16 GP. È come quello della Panigale V4,
In questa visualizzazione permette di avere tutto sotto controllo. Contegiri e indicazione della marcia inserita sono sempre ben visibili, mentre la parte destra dello strumento è dedicata ai controlli elettronici che indicano al pilota quando sono in funzione. Cronometro, numero di giri completati e velocità sono invece raccolti sul lato sinistro, mentre adesso l'indicazione del cambio marcia è data dal lampeggio di un LED verde. Parlando di ciclistica, la modifica più importante è il posizionamento del pivot del forcellone, 4 mm più in alto, che ha permesso di ottenere un duplice vantaggio. Il primo è un aumento del cosiddetto effetto anti-squat, cioè una riduzione della tendenza del retrotreno ad abbassarsi in accelerazione. Il secondo è invece una distribuzione dei pesi più caricata sull'avantreno, che conferisce maggior stabilità in tutte le fasi di guida. Lo Street Fighter V4 è equipaggiato di serie con i nuovi Pirelli Diablo Rosso 4 Corsa. Si tratta di pneumatici performanti su cui i tecnici Ducati hanno puntualmente definito la taratura di tutti i sistemi elettronici di assistenza alla guida. La versione S può inoltre contare sui leggeri cerchi marchesini forgiati in alluminio, oltre che su sospensioni event-based e ammortizzatori di sterzo Ohlins, gestiti dal sistema SmartEC 2.0. Per il 2023, sullo Street Fighter V4S è stata adottata anche una batteria al litio più leggera, che contribuisce a limitare il peso in ordine di marcia della moto. Lo Street Fighter V4 ha il DNA delle superbike Ducati e le qualità stradali di una naked. Per il 2023, il suo carattere e le sue potenzialità sono ancora più evidenti. Salire in sella non è mai stato così emozionante. Lo Street Fighter V4 2023 conferma la sua doppia anima. Emozionante ed intuitivo su strada, affilato ed adrenalinico tra i cordoli. Il Power Mode Full è dedicato a coloro che vogliono sfruttare al massimo le potenzialità in pista, potendo disporre di tutta la coppia e potenza del Desmo 16 stradale, ad esclusione della prima marcia. Nella guida sportiva e specialmente in circuito, le modifiche alla ciclistica fanno la differenza. La moto è più precisa e l'aumentato effetto del tiro catena agevola il recupero della posizione in uscita di curva, rendendo la moto più stabile. Una condizione ideale per poter impostare al meglio la fase successiva, dove il maggior carico applicato all'anteriore porta vantaggi sia in termini di feeling di guida, sia in rapidità d'azione. Fight Formula significa anche equilibrio, un concetto che si traduce in prestazioni generose ma sempre sfruttabili, per emozionare tanto in strada quanto in pista. Lo abbiamo anticipato in apertura. Per il 2023, la Fight Formula di Ducati prevede una sua interpretazione ancora più sportiva. Una naked pronta per scendere in pista, lo Street Fighter V4 SP2. Alle novità e agli aggiornamenti introdotti per il 2023 sulle versioni V4 e V4S si aggiungono le caratteristiche SP, che innalzano al massimo le qualità della moto nella guida sportiva e sottolineano il suo lato tracorrienti. Tra i dettagli che la caratterizzano abbiamo i cerchi a 5 razze sdoppiate in carbonio, in grado di regalare più maneggevolezza e precisione. I cerchi sono più leggeri di 1,4 kg rispetto a quelli forgiati in alluminio della versione S. Un contributo all'efficacia tra i cordoli arriva poi dalle sospensioni Ohlins, con molle e idraulica identiche a quelle della Panigale V4, che garantiscono al pilota la giusta confidenza per la guida al limite. Lo Street Fighter V4 SP2 è poi equipaggiato con la frizione a secco STM Evo Superbike, che si rivela più performante nelle fasi di scalata o a gas chiuso. Il montaggio della cover frizione aperto, realizzato in fibra di carbonio, è incluso nell'equipaggiamento a corredo e regala il classico rumore metallico amato da tutti i ducatisti. L'allestimento prevede anche le pinze freno Brembo stile MR, capaci di una maggiore costanza nel rendimento durante le sessioni in pista più tirate, e le pedane regolabili in alluminio ricavate dal pieno, che aumentano l'angolo di piega. A completare questa versione l'ormai iconica livrea Winter Test,
il cui nero opaco è spezzato solo da alcuni accenni rossi di nuovo disegno, e dall'alluminio spazzonato, lasciato a vista sul serbatoio, che ritroviamo anche sulle cover laterali dei radiatori. Gli elementi che compongono la Fight Formula di Ducati sono rimasti, ma ognuno di essi è stato oggetto di evoluzione. Il nuovo Street Fighter V4 2023 conferma prestazioni uniche grazie ai 208 cavalli del Desmo 16 stradale e le rende ancora più fruibili ed emozionanti sfruttando al meglio la combinazione di elettronica, ciclistica ed ergonomia. E per chi vuole spingersi oltre, c'è lo Street Fighter V4 SP2. La Fight Formula declinata per le massime performance in pista. Per rendere unico lo Street Fighter V4 si può attingere dall'ampio catalogo accessori Ducati Performance. Scegliendo tra diversi componenti in fibre di carbonio o in alluminio ricavati dal pieno, lo Street Fighter V4 può essere personalizzato nell'estetica e nelle performance. Cavalletti termocoperte sono dedicati a chi vuole scendere in pista. Proprio per la pista è stato sviluppato anche il nuovo sistema di scarico completo Racing, in titanio e carbonio, Ducati Performance by Akrapovic. Dotato di silenziatori alti a fianco della coda, permette una riduzione del peso complessivo ed eleva la potenza di picco. La rumorosità rientra nel limite dei 105 decibel, 102 montando il DB Killer. Per un look in perfetto stile Street Fighter, la collezione di abbigliamento Ducati Performance permette di vestirsi come un vero pilota Ducati. La gamma Street Fighter V4 è pronta per farvi sentire sempre protagonisti, in città e tra le curve, sia su strada che in pista.